tanto straordinari quanto preziose sono le opportunità d'apprendimento per gli allievi del Conservatorio Rossini. Si susseguono i giorni di masterclass dell'istituzione musicale pesarese, presieduta da Salvatore Giordano e diretta da Fabio Masini, con la Città della Musica che si presta a cattedra per docenti d'eccezione. Da piacevoli novità come il primo violino del Teatro alla Scala Laura Marzadori, a gratificanti conferme come il tenore José Carreras alla sua settima masterclass di canto lirico al Conservatorio. È sempre un piacere venire a Pesaro, venire al Conservatorio, trovare gli amici e trovare dei ragazzi che sono molto bravi. All'interno di una carriera che non ha bisogno di presentazioni, Carreras ha scelto nel Conservatorio la sua nicchia esclusiva dedicata alla didattica in forma di masterclass. Un rapporto particolare costruito anche sull'amicizia e la collaborazione artistica con Lorenzo Bavai, da oltre 30 anni pianista accompagnatore del maestro catalano. C'è bisogno che qualcuno ti dica quali sono le basi della tecnica, la tecnica che è fondamentale, cantare sul fiato, aprire la gola, le cose che tutti i maestri dicono. Però poi il canto è abbastanza, come direi, autodidatta. Cioè, uno quando ha già capito le basi minime di una tecnica vocale, deve un po' lavorare da solo per trovare il punto giusto. Qual è il primo consiglio che normalmente dà ai suoi allievi? La disciplina è fondamentale. Che abbiano la disciplina, che siano convinti di quello che vogliono fare e che siano determinati in questo senso. La disciplina è importantissima. 27 allievi provenienti da Cina, Giappone, Stati Uniti, Messico, Georgia e Italia partecipano alla Masterclass di Carreras. I migliori si esibiranno sabato alle 18 in un concerto conclusivo all'Hotel Excelsior. Il giorno dopo Carreras sarà a Recanati, dove riceverà il premio Gigli d'Oro alla carriera. Premio corredato da una cena di beneficenza con raccolta fondi destinati alla lotta alla leucemia della Fondazione José Carreras. Parlare di Beniamino Gigli è uno dei grandi della storia e ricevere questo premio senz'altro mi fa un gran piacere e ripeto, è un grande onore per me. Canto al pianoforte si è invece conclusa mercoledì la masterclass di Andrea Lucchesini, altro monumento musicale di livello internazionale che dà lustro all'attività del Conservatorio. Questi incontri per noi saranno importanti per comunicare alla città e anche alla Regione Marche la vivacità del nostro Conservatorio e l'offerta formativa che è in grado di poter mettere a frutto invitando questi personaggi di grande spessore. Io torno qua dopo 5-6 anni, ero già stato in questo meraviglioso conservatorio intitolato a una delle figure più importanti della storia della musica italiana, ed è sempre un'emozione tornare a Pesaro. E devo dire che è stato in questi 3 giorni lavorare con i ragazzi è stato un grandissimo piacere, perché il livello è molto alto, la preparazione è ottima, evidentemente il lavoro dei docenti è molto, molto accurato e quindi quando il materiale è molto buono è anche di grande soddisfazione poter lavorare e cercare di trasmettere quelle che sono le mie idee riguardo alla musica. Io normalmente quando faccio le masterclass non pretendo certamente di intervenire in maniera decisiva sul percorso formativo. Naturalmente una masterclass dura 3 giorni, quindi non abbiamo il tempo di intervenire così profondamente. Può servire a dare qualche stimolo diverso rispetto a quello che i ragazzi ricevono continuamente dai loro insegnanti, qualche idea che magari già i loro insegnanti hanno detto, però quando se lo sentono dire da qualcun altro è una, diciamo, una voce in più che arriva a loro. E
parlando in maniera generale, per quanto mi riguarda, non faccio altro che cercare di restituire quello che posso di tutto quello che ho ricevuto. Ho ricevuto io tantissimo dalla mia insegnante, Maria Tipo, che è stata una delle più grandi concertiste italiane a livello internazionale e grande didatta. E veramente lei, con tutti i suoi allievi, si è spesa tantissimo e ci ha insegnato proprio cosa significa lavorare con i giovani, cosa significa sacrificarsi per i giovani e dar loro tutto quello che sono le conoscenze che ognuno di noi ha.